Salve amici, siamo nel backstage, siamo negli spogliatoi del teatro, siamo in compagnia di Antonio Francese e di Alfonso Annunziata, della compagnia Gli Amici del Signor G. Allora ragazzi, parlateci un po', sinceramente io vi aspetto, come vi ho detto prima, voglio vedere questa commedia che è anche molto, La conosci già? la conosco bene, ho avuto la fortuna di vedere quella là con, vabbè, ovviamente in TV e al teatro. Luisa Conti, Nino Tanto e Carlo Tanto. Allora, premetto, è nata cosa. Perfetto. Però io sono curioso di vederla anche perché è una bellissima commedia. Parlateci un po' di questa nuova sfida che lanciate a voi stessi al teatro. In realtà, con la morte di Carnevale c'è un ritorno da parte nostra con quelle che sono le rappresentazioni di Viviani. Noi già 3 anni fa, qua, proprio in questa rassegna, abbiamo presentato per la prima volta un Viviani che si intitolava Il guappo di cartone. Non avendo avuto questo spettacolo un grosso riscontro dal punto di vista numerico, Benetti nisci una rassegna, ci siamo riproposti quest'anno di. Questa la tagliamo, eh? Ci siamo riproposti quest'anno di rifare un Viviani, però non proprio quello là drammatico. All'eccesso, ma una cosa più leggera, più divertente è appunto la morte di Carnevale. Tu la conosci già, quindi diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere il regista Gianni Parisi, che è proprio un appassionato di Viviani. Allora, quando noi diciamo Gianni, facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo. No, voglio, facciamo una Viviani. E quest'anno non ce l'abbiamo fatta, abbiamo ceduto quello che era il suo desiderio, beh, ben volentieri, e rappresentiamo questo spettacolo. Tu stasera che ruolo farai? Io? Raffaele, un nepote. Ah, è un'eredità grossa, io ce la faceva Nino Tanto, io dico, quindi devi dare di più. Cercherò assolutamente di non sembrare Nino Taranto, cioè, volendo dire una cosa buona. Certo, non. Sai perché scimmiottare Nino Taranto, che tra l'altro ha 80 anni, come dice Gianni, certo non poteva essere il nipote. Luisa Conte a 70 e qualche cosa, non poteva essere. Ah sì, diciamo che a livello di età, diciamo, quelli che sono i personaggi sono meglio posti nella nostra rappresentazione. Là era tutto un altro mondo, tutta un'altra cosa. Io spero soltanto che con la mia recitazione, con quella di tutti gli amici del signor G, stasera il pubblico si diverta. Poi. Il pubblico vi conosce, lo sa che si divertirà. Speriamo. Alfonso, tu invece che ruolo farai? Io sono il guardaporte. Sono Don Gennaro guardaporte. Don Gennaro guardaporte. Quindi Sì. un grande personaggio. Sì, lo faceva Tullio Del Matto. Però ovviamente io non sono Tullio Del Matto, sono meglio. Decisamente meglio, come potete vedere. Sì, comunque questo Viviani è un autore molto, molto difficile e quindi ci siamo dovuti impegnare molto per fare questa commedia. Che volevo dire, già, io colgo l'occasione, voi siete di Saviano, vabbè, di Saviano per modo di dire, però comunque di ringraziare calorosamente alcuni ragazzi che si sono uniti al nostro gruppo per questa occasione di Saviano. Lo faccio veramente con il cuore in mano perché oltre ad essere bravissimi attori, perché poi mi aggiungiamo meglio, sono anche dei bravissimi ragazzi. Sono stati sempre puntuali alle prove, disponibili, insomma cioè, io e mio cugino li consideriamo a pieno titolo amici del signor G. Poi loro so che faranno comunque il loro spettacolo, Sì. dico gli amici dei punto e basta, più Nello Nappi, che mi auguro poi dopo intervisti, ce ne voglio un eccezionale, è un bravo attore. Ok, noi attendiamo l'inizio della commedia per divertirci e stare bene, passare una bellissima serata insieme a voi. Grazie, grazie. Ciao ragazzi della Boiosi.